È questa la gara degli appiedati, è quello che chiede appunto Jay Kingdom. Non lo so se è la gara degli appiedati, ma intanto vi saluto. Buonasera a tutti dagli amici del DC Team. Buonasera da Alex Carson in collaborazione appunto con gli amici del DC Team per il commento di questo track day. Ragazzi, il titolo è sbagliato, non riusciamo a reperire il presidente, non so dove sia il presidente, quindi ragazzi abbiate pazienza. Comunque, la gara in questione non è Express. C'è scritto International Rubber Racing Hub GT7. No, oggi si parla di track day sul circuito di Catalogna. Catalogna o Catalunya, come volete chiamarlo, insomma, a Barcellona. Si corre in Spagna. Intanto saluto tutti quelli che sono. Ah, Ciro, volevo dimenticare. Purtroppo il super trailer non ce l'ho a portata di mano, ma lo recuperiamo. Lo recuperiamo e cercheremo di recuperarlo. E, che dire, track day a Barcellona. Ciro, metteremo lunedì. Lo metteremo lunedì con il secondo track day. Con il secondo track day ci sarà uno spot molto importante, ragazzi. Non preoccupatevi, Ciro ha già anticipato qualcosa. Intanto saluto tutti quelli che ci stanno guardando, saluto anche chi ci guarderà dopo. Spero che il titolo sia stato cambiato, vedo che il presidente ha cambiato. Grazie presidente, questo è il bello della diretta. Allora, track day, ci saranno due track day. Oggi la prima lobby che corre, lunedì ci sarà la seconda lobby. Qual è la particolarità? Praticamente questo track day sono praticamente una sorta di gara di esercitazione tra i vari membri del DC Team per scegliere le auto per il campionato GR4 interno che si correrà appunto tra di loro. Quindi è un'anticipazione di quello che vedrete durante il loro campionato. Sono delle gare amichevoli, ecco, mettiamola così. Mettiamola così. Intanto si parla di elezioni in chat, quindi mi sta bene che si parli di elezioni. Comunque, circuito di Catalogna, tutte auto GR4 oggi correranno in 9, mentre lunedì correranno in 8 e sarà veramente interessante, no, capire soprattutto il grado di confidenza che tutti i piloti avranno appunto dalle GR4, soprattutto per capire assetto, strategie, come affrontare meglio i circuiti, allenamenti. Naturalmente loro si allenano tanto in privato e soprattutto si allenano per il gusto di intrattenere voi e intrattenere anche il sottoscritto. Circuito di Catalogna è circuito veramente impegnativo, tra l'altro impegnativo perché ci sono tante curve traditrici che tendono a portare le auto verso l'esterno, ma soprattutto non c'è un vero e proprio punto di passaggio, un punto di sorpasso dove si può azzardare tranne il rettilineo. Lì dopo è tutta un'improvvisazione, soprattutto sulle staccate all'esterno o all'interno. Tra l'altro, molto difficile sorpassare al circuito di Catalogna proprio perché è molto stretto, quindi le auto GR4 sono molto larghe, quindi hanno bisogno e sono anche molto pesanti, quindi hanno bisogno di lunghe accelerazioni e soprattutto hanno bisogno di grande confidenza, soprattutto per quanto riguarda il controllo e la stabilità. Io non mi dilungherei tanto perché la gara che ci attende è una gara veramente al cardiopalma, per così dire. Soprattutto sarà una gara dove corrono tutte le GR4, ci sarà una diversa strategia di gomme, ci sarà una diversa strategia di carburante e quindi qui si metterà in gioco anche quella che è un po' la furbizia, no, dei piloti, capire se la strategia a due soste è migliore della strategia a una sosta oppure se effettuare un cosiddetto undercut. Quindi io andrei direttamente al circuito di Catalunya, andiamo a vederci questo track day. Naturalmente ci rivediamo in studio, naturalmente per commentare i risultati e poi salutarci. Intanto, buona visione, andiamo a collegarci direttamente con Barcellona.
Ed eccoci, siamo con le luci rosse che si stanno spegnendo qui al circuito di Catalunya, partiti in questo istante. Sgobbi in prima posizione, Scheckter in seconda, ma Torello in terza, ma Torello ha un miglior passo di partenza e subito si guadagna la testa del Gran Premio. Mentre per quanto riguarda Sgobbi in seconda posizione, Ciro Fight si fa vedere all'esterno, Scheckter tiene l'interno per la terza posizione. Attenzione, si toccano con Mirko Mazzali, che era in quinta posizione. Sgobbi intanto in seconda posizione. Siamo davanti a Torello, vedete Torello che tiene la testa della corsa. Torello con la Citroen GT, tra l'altro sponsorizzata eToro, nota piattaforma di Forex. Attenzione Ciro Fight, attenzione però intanto Thomas Batti che va subito fuori. Thomas Batti, grave errore il suo, ne approfittano un po' tutti. Thomas Batti scivola in fondo, intanto Ciro Fight si fa vedere all'interno di Sgobbi. Subito Ciro Fight, miglior passo gara. Attenzione perché sicuramente si giocherà questa gara sia sul passo gara sia ma anche soprattutto sulla scelta delle gomme, su quanto carburante avranno messo i piloti alle proprie auto, quindi la strategia box sarà veramente importante in questo track day in Catalunya, al circuito di Catalunya tra l'altro. Torello prima posizione, Ciro Fight con la Ferrari 458 segue in seconda, Sgobbi ora si fa vedere all'interno di Ciro Fight con la Honda NSX. Sgobbi mantiene la posizione, si toccano intanto Ciro Fight e Scheckter con la Lamborghini Huracan che battagliano per la terza e la quarta posizione. Segue Walter 24 con la Renault Megane in quinta posizione, Cicerbola con la Suzuki Swift in sesta, Bisonte con la Porsche Cayman in settima, Mirko Mazzali ottava posizione con la McLaren 650, scivolato in ultima posizione proprio cortesia di un suo errore, Thomas Batti con la Nissan Silvia. Vediamoci ora, siamo ora all'interno della Citroen GT di Torello, che passa è al primo passaggio, è primo con un po' di vantaggio già su Ciro Fight e su Sgobbi, ma attenzione perché Sgobbi ci ha abituato a delle bellissime gare. Ciro Fight intanto si fa vedere all'interno, stacca dopo il lungo rettilineo e infila Sgobbi all'interno. Seconda posizione per Ciro Fight, vediamo anche le vescole che hanno montato i piloti. Gomma media per Ciro Fight, anche Sgobbi optato per gomma media. Dai calcoli che ci sono, sicuramente portarla fino all'undicesimo giro potrebbe essere un azzardo, perché la gomma media dà il suo massimo intorno al quinto o sesto giro, dopodiché inizia il degrado. Il degrado è veramente progressivo e molto potente, quindi stimiamo che chi ha gomma media possa fermarsi intorno all'ottavo o nono giro. Poi bisogna vedere se la strategia è montare gomma dura, fare lo stint fino alla fine, oppure optare per le due soste. Qui si deciderà la gara. Intanto Bisonte e Mirko Mazzali devono pagare mezzo secondo di penalità, e questo potrebbe favorire, tanto attraverso di Mirko Mazzali con la McLaren, potrebbe favorire Thomas Batti in ultima posizione. Thomas Batti ha optato, lo vedete, con gomma dura, ha optato per gomma dura, quindi attenzione perché Thomas Batti probabilmente ha optato per la strategia a una sosta. Vediamo se pagherà la strategia di Thomas Batti con gomma dura, per poi mandare magari montare intorno al tredicesimo giro, stimiamo, gomma media e andare fino alla fine. Sicuramente i piloti trarranno indicazioni anche dagli altri dati che verranno, soprattutto sui tempi, dagli altri piloti, e di conseguenza capiranno quando sarà il momento di andare ai box. Per il momento nessuno ha optato per gomma morbida, attenzione, la gomma morbida può durare al massimo in questo circuito 5-6 giri. Sarà anche determinante vedere quanto carburante è stato caricato sulle auto, e questo è un fattore veramente importante, perché naturalmente più parti con l'auto scarica di carburante ed è chiaro che poi dovrai fare il cosiddetto, uso un termine da aperitivo, cosiddetto refill, per passare un po' più di tempo ai box e di conseguenza ricaricare anche l'auto di carburante. Viceversa, chi è partito con il pieno magari potrebbe optare appunto per un refill minore. Vediamo
quanto influirà anche questo sulla sosta ai box. Torello intanto in prima posizione, seguito da Ciro Fight che sta sugli scarichi della Citroen di Torello. Thomas Batti in nona posizione, sta recuperando sugli ultimi, sul penultimo Mirko Mazzali e sulla settima posizione di Bisonte. Gara in salita comunque per Thomas Batti, che quell'errore di fatto deve ricostruire la propria gara, ed è una ricostruzione che potrebbe portarlo lontano dal podio. Vediamo ora Ciro Fight che prova a farsi vedere all'interno, attenzione alla chicane, si toccano Torello e Ciro Fight, però per il momento nessuna conseguenza, anzi sembra che il contatto abbia favorito più Ciro Fight che Torello, perché quel traverso lo ha rimesso di fatto in pista. Torello sicuramente ha dovuto alzare il piede dall'acceleratore. Vediamo ora, siamo alla chicane curva 16 e ora a spalancare il gas, chi esce meglio soprattutto dalla chicane ha sicuramente il vantaggio di fare a velocità superiore il rettilineo, ma attenzione perché comunque i piloti dovranno anche gestire le gomme. Vediamo ora Torello sugli scarichi di Ciro Fight, si è staccato il gruppetto dei quattro, vale a dire Torello, Sgobbi, Scheckter e Ciro Fight per lottare per le prime tre posizioni. Siamo già al quarto giro, vediamo il degrado delle gomme, anche Scheckter ha optato per gomma dura, quindi stint lungo per lui. Vediamo quando opterà poi per il box, per quale mescola opterà. Sicuramente chi ha optato per gomma dura anche per Torello, sì, l'avevamo detto, gomma media invece per Sgobbi, gomma media anche per Ciro Fight. Vedete come il degrado inizia già a essere abbastanza evidente. È chiaro che spingere la gomma, si cercherà di spingere la gomma al limite. Vediamo se qualcuno tenterà addirittura il cosiddetto undercut. Intanto comunque abbiamo un giro fucsia 1.54.741 con fatto naturalmente con gomma media. Sono curioso di vedere chi farà il giro fucsia con gomma morbida, su che valori ci si potrebbe avvicinare. Stimo che si faccia 1.53 basso, quella è la mia stima. Tra l'altro vorrei precisare, io sto vedendo la gara per la prima volta insieme a voi, quindi non ho idea di quello che sta per accadere. Naturalmente sto registrando, non sono in live, tendo a precisarlo proprio perché quando i ragazzi del DC Team mi passano il filmato della gara disputata nei giorni precedenti, registro immediatamente la gara, ma la registro in una sorta di mini live proprio per vivere le emozioni assieme a voi per la prima volta quello che sta succedendo. Tanto Thomas Batti ha passato Mirko Mazzali, che sicuramente deve aver fatto un errore o aver pagato una penalità. Bisonte con la Porsche Cayman cerca di insidiare Cicerbola e Walter, rispettivamente in sesta e quinta posizione. Vediamo ora, siamo all'interno della Renault Megane di Walter, naturalmente vede il gruppo dei quattro andar via, sicuramente la gomma media non gli permette di avvicinarsi. Attenzione alla curva 3 perché è una curva veramente micidiale dove tende a portare verso l'esterno l'auto. Siamo alla curva Repsol, vediamo Cicerbola che ne ha di più rispetto a Walter, esce meglio Cicerbola. Vedete ogni tanto anche grado di lag comunque all'interno del gioco, ma questo è quello che ci dà Gran Turismo e purtroppo il lag è una cosa che non si può cambiare. Siamo ora di nuovo in testa con i quattro che stanno contendendo le prime tre posizioni del podio. È chiaro che la mia curiosità va soprattutto a capire quando ci saranno gli ingressi ai box, perché naturalmente l'ingresso ai box, intanto Sgobbi si avvicina a Ciro Fight, l'ingresso ai box sarà determinante per capire per la strategia di gara, ma soprattutto vedremo quale strategia pagherà di più, se le due soste o la sosta, una sosta soltanto. È chiaro che chi ha optato per gomma dura non vedrà le proprie prestazioni subito, ma vedrà le prestazioni tra due o tre giri, quando la gomma darà il suo massimo. Chi invece è con gomma media come Sgobbi, in
questo momento deve iniziare a gestire la gomma se vuole portare lo stint il più a lungo possibile. È chiaro che vedete come Ciro Fight, che ha optato per un passo di gara più veloce, vedete come il degrado della gomma di Ciro Fight sia maggiore magari rispetto a quella di Sgobbi. Si deciderà anche qui la gara su questa strategia, oserei dire mentale, perché è chiaro che il pilota deve pensare alla pista, agli avversari, a chi sta dietro, a chi sta davanti, ma anche sta pensando quando fermarsi. Siamo secondo me le sosta, la cosiddetta sosta box, uso un termine di Formula 1, la cosiddetta finestra dei box si è aperta e adesso vediamo chi sarà il primo ad inaugurare la prima girandola. È chiaro che chi ha gomma media opterà quasi sicuramente, a mio giudizio, per la gomma dura per andare su uno stint lungo. Torello intanto mette le gomme sulla ghiaia, ma ininfluente per lui, però Scheckter ne approfitta e magari rosicchia qualche decimo. Siamo sul cofano di Torello in terza posizione. Sgobbi per il momento sembra averne di più rispetto alla Citroën di Torello. Stanno scappando via i due davanti, però tutte le carte si possono rimescolare quando ci sarà l'ingresso ai box. Intanto penalità per Mirko Mazzali, penalità anche per Thomas Batti. Non è giornata oggi per i due piloti, che sono stati anche compagni di squadra, se non sbaglio. Vediamo ora Mirko Mazzali con la McLaren 650. Non sono abituato a vedere il presidente così in fondo. Di solito sono abituato a vedere il presidente per le posizioni di testa. Non è ironia la mia, ma è quello che mi aspetto di solito. Thomas Batti comunque in ottava posizione, gomma dura e anche piuttosto nuova, quindi Thomas Batti decide di conservare la gomma e cercare di andare il più lungo possibile, magari approfittare di tutte le soste ai box per recuperare posizioni e poi optare per uno stint con gomma o media o morbida. Dipenderà da quando deciderà di fermarsi Thomas Batti. Chiaro che se si ferma intorno al tredicesimo giro, come stimo io, è chiaro che opterà per gomma media. Se dovesse invece portarla fino al quindicesimo, sedicesimo giro, è chiaro che la scelta potrebbe essere gomma morbida. Intanto Sgobbi 1.54.595 ed è stato fatto con gomma dura. Vediamo ora Scheckter con gomma dura, no, Sgobbi scusate, con gomma media, mentre Torello ha optato per gomma dura. Tanto Ciro Fight e le sue gomme iniziano ad avere un degrado importante. Siamo al settimo giro, ce ne sono ancora 15 da affrontare. Non penso che l'entrata in box adesso sia una strategia da percorrere, anche perché la gomma dura potrebbe non tenere fino alla fine. Queste auto, ricordiamolo, con un grosso peso anche determinato dal carburante, comunque non è l'aerodinamicità che abbiamo per esempio nelle cosiddette formule ad auto scoperte. È chiaro che essendo auto più pesanti provocano naturalmente un degrado della gomma superiore. Vediamo ora Ciro Fight che dosa dolcemente freno ad acceleratore per affrontare curva 14-15 e ora via curva 16 e aprire il gas per il rettilineo. Spalanca tutto il gas Ciro Fight con la sua Ferrari F458. Togliete la F, la Ferrari 458. Mentre intanto attenzione, c'è una penalità per Torello di un secondo, addirittura un secondo di penalità per Torello, e attenzione perché qui Scheckter potrebbe approfittarne alla grande con la sua Lamborghini Huracan. Intanto Walter 24 su Cicervola, bagarre tra i due in chicane curva 1 e 2, e ora andiamo verso curva 3. Vediamo chi ne ha di più, Walter 24 che passa Cicervola, ma ora attenzione perché arriva la Repsol e vediamo se Cicervola si fa vedere o se Walter difenderà l'interno. Attenzione alla Repsol che stringe all'inizio per poi aprire. Per il momento Cicervola si fa vedere sugli scarichi, è una lotta a tre per la quinta posizione tra Walter, Cicervola e Bisonte con la Porsche Cayman. Bisonte si fa vedere addirittura all'interno di Cicervola, non completa il sorpasso Bisonte, anche perché sarebbe stato estremamente rischioso sia per lui che per Cicervola. Giustamente la correttezza prima di tutto.
Vediamo ora DC Walter. Tanto attenzione, rallentamento per la penalità di Torello, e qui Scheckter può passare tranquillamente. Gomma dura per Scheckter, gomma dura anche per Torello. Vedete che Scheckter ha optato per un passo di gara un po' più contenuto rispetto a Torello ed ha un degrado minore rispetto a rispetto appunto al pilota della Citroen. Torello sicuramente ha un degrado superiore, e attenzione, anche qui si gioca la partita sulla gomma dura. Quanto può durare, scusate il gioco di parole, ma soprattutto quanto può tenere, perché è chiaro che più la gomma degrada, soprattutto il posteriore, più la tenuta di strada viene meno, considerando che il circuito ha una gran parte di curve a sinistra. È chiaro che l'anteriore sinistra sarà la prima a degradare, e poi sicuramente la posteriore sinistra. E si inaugura la girandola dei box, ottavo giro, Cicerbola va a cambiare la gomma media, e penso che un po' tutti gli occhi saranno poi puntati su Cicerbola per capire intanto che tipo di gomma monterà, se gomma dura o un altro tipo di gomma media o addirittura la gomma morbida. Ma sicuramente Cicerbola, se non opta per la gomma dura, sicuramente andrà per le due soste. Vediamo Cicerbola per quale gomma ha optato, lo vedremo all'uscita dai box. Gomma media per Cicerbola, sicuramente non va fino alla fine, probabilmente altra sosta per Cicerbola, che opterà per gomma morbida per uno stint finale molto aggressivo. Tanto Ciro Fight con le sue gomme medie ormai quasi completamente andate, oserei dire. Degrado molto superiore rispetto a Scobby. Scobby ha optato per un passo di gara non proprio aggressivo all'inizio, ma la strategia paga, perché attenzione, Ciro Fight a questo punto sarà costretto alla sosta ai box. Ormai la tenuta di strada delle gomme abbassa notevolmente il passo di gara, ma abbassa notevolmente anche i tempi sul giro, e questo fa sì che, vediamo Ciro Fight che mette le gomme sull'erba, vediamo se opterà per l'ingresso ai box o rimanere fuori. Siamo alla curva 14-15 e tra poco capiremo se vuole rimanere fuori un altro giro oppure se andrà ai box. Rischia Ciro Fight, rischia tantissimo, tiene fuori la macchina, e Sgobbi, che ne ha un po' di più, potrebbe approfittarne. Sicuramente Ciro Fight opterà per le due soste a questo punto, scegliendo l'undicesimo giro come ultimo giro per, utile per fermarsi, ma riteniamo che forse Ciro Fight in questo momento dovesse fermarsi. Torello in quarta posizione, Bisonte in quinta, davanti a Thomas Batti che sta recuperando posizioni. Attenzione, Thomas Batti con la sua gomma dura, approfittando un po' di varie penalità, tipo Mirko Mazzali ora un altro secondo di penalità. Non è giornata oggi per il presidente in questo track day. E attenzione anche Walter 24, si ferma Walter che aveva gomma media, rifornimento anche per Walter, mentre attenzione, penalità per Cicerbola, mezzo secondo di penalità, rifornimento, e esce Walter di nuovo, e vediamo per quale gomma ha optato, gomma morbida addirittura, quindi tenta uno stint aggressivo, quindi anche Walter 24 va sulle due soste, mezzo secondo di penalità da scontare per Cicerbola. Intanto attenzione Ciro Fight e Sgobbi, Sgobbi a questo punto lo mette nel mirino, si prende tutta la scia Sgobbi, si fa vedere in esterno mentre Ciro Fight difende l'interno. Attenzione perché Sgobbi ha un degrado minore rispetto a Ciro Fight, e questo gli potrebbe dare un vantaggio. Siamo alle curve finali prima dell'affiancamento alla corsia dei box. Attenzione a questo punto, vediamo se Ciro Fight decide di rischiare ulteriormente oppure di andare ai box. Vediamo dopo questa chicane, curva 14-15, e Ciro Fight rientra, giustamente, perché ormai veramente la gomma anteriore sinistra non ne aveva più. Meccanici fuori, meccanici fuori, quindi per Ciro Fight. E Sgobbi vola in testa per il momento, seguito da Scheckter, Torello. Attenzione perché adesso cambiano le posizioni, però mezzo secondo di penalità per Bisonte aiuta Thomas Batti, quindi aiuterà sicuramente Thomas Batti ad andare in quarta posizione. E attenzione perché Thomas Batti
con le sue gomme dure ne ha ancora per un bel po'. Intanto vediamo Cilo Fight. Vediamo per quale mescola opterà Cilo Fight. Presumo per la, di nuovo per mescola media. Refill di carburante. Si riparte. Ha optato per gomma media. Quindi attenzione, Cilo Fight va sulle due soste. Due soste anche per Cilo Fight. Quindi due stint aggressivi. Se Cilo Fight opta appunto per gomma media, significa che al 16° al 17° giro dovrà nuovamente fermarsi. Attenzione perché sembra delinearsi come la strategia una sosta soltanto possa fare la differenza e forse essere di gran lunga migliore verso la strategia delle due soste. Attenzione perché Thomas Batti praticamente si mette in scia di Bisonte, che è salito al quarto posto, però attenzione, la girandola dei box non è mica finita e quindi porterà nuovamente a uno stravolgimento di classifica. Paga la penalità Bisonte e Thomas Batti lo passa in quarta posizione. Vediamo come il degrado gomma di Thomas Batti non sia così eccessivo. Potrebbe portare le gomme ancora per 2-3 giri e guadagnare altre posizioni, quindi grande strategia di Thomas Batti. Mentre paga la penalità Torello, mezzo secondo, paga una penalità. Vediamo ora Torello che dovrà pagare mezzo secondo di penalità e attenzione perché Thomas Batti potrebbe approfittarne. Attenzione perché Torello ha un degrado di gomme dure superiore a Thomas Batti. Vediamo ora Thomas Batti in rettilineo con la Porsche di Bisonte comunque alle spalle. Non è finita la bagarre per la quarta posizione, intanto si ferma anche Mirko Mazzali. Cilo Fight intanto scivolato in settima posizione, ora può approfittarne per recuperare posizioni, naturalmente avere un miglior passo gara rispetto a tutti con le gomme morbide, cercare uno stint aggressivo, però attenzione, dal mio punto di vista la gara è un po' in salita per Cilo Fight perché dovrà affrontare un'ulteriore sosta. Vediamo se la strategia comunque pagherà. Per il momento la strategia di Cilo Fight lo porta in sesta posizione. Mirko Mazzali si ferma, cambio di gomme anche per lui, cambio di gomma dura. Vediamo per quale mescola avrà optato. Gomma dura nuovamente, quindi una sola sosta per Mirko Mazzali, però attenzione, non è stato rifornito probabilmente il carburante a Mirko Mazzali e probabilmente questo lo riporterà immediatamente ai box. Intanto penalità che lo vediamo, la sconta Torello in fondo. Sgobbi con le gomme medie ancora fuori, con un buon passo gara comunque. Intanto Walter con 24 ha fatto 1.54.444, giro viola per il pilota della Renault Megane. Intanto bagarre tra Thomas Batti e Bisonte non ne vuole sapere di mollare la quarta posizione. Thomas Batti ha ricostruito la sua gara ripartendo dal fondo. Intanto grande sorpasso di Bisonte all'interno, Thomas Batti è rimasto in esterno, però attenzione, non è ancora finita. Ma soprattutto Bisonte, vediamo, si fermerà. Bisonte resta fuori con Thomas Batti. Eccolo qui Thomas Batti ora in scia di Bisonte, pronti per la staccata di curva 1. Curva 1 da fare dolcemente per poi curva 2, una specie di chicane lunga per poi finire a curva 3, che è veramente rischiosa perché tende a portare verso l'esterno. Lo vedremo ora anche dalla visuale interna di Thomas Batti. Guida l'inglese per Thomas Batti. Vedete come le auto tendono a scivolare comunque verso il corpo esterno e questo la dice lunga anche sul quanto le gomme debbano tenere e siano messe sotto pressione. Vediamo sempre Thomas Batti, sempre all'interno della Nissan Silvia, alle spalle di Bisonte con la Porsche Cayman. Vediamo chi avrà la meglio. Bisonte sembra un po' scodare a destra e a sinistra, sembra che il degrado delle gomme si faccia sentire anche sull'auto di Bisonte. Vediamo ora cosa otterranno i due. Sicuramente Thomas Batti con la strategia una sosta ha una grossa possibilità. Attenzione perché i due rischiano di toccarsi. Vediamo ora Thomas Batti che va in rettilineo, si toccano leggermente i due.
Bisonte difende la posizione. Thomas Batti ne approfitta per stare in scia, prova a farsi vedere. Bisonte va troppo largo e Thomas Batti lo passa. Siamo ora all'interno della Porsche Cayman di Bisonte, vediamo Thomas Batti, vedete come Bisonte con le sue gomme medie non ne abbia veramente più. E sicuramente Bisonte sarà costretto a fermarsi. Intanto Sgobbi con gomma media resta fuori, attenzione perché Sgobbi sta portando la gomma media veramente a un limite incredibile. Zero Fight con gomma morbida sta recuperando posizioni, attenzione perché ci sono ai box sia Thomas Batti che Torello, però Zero Fight dovrà fermarsi ancora perché la gomma morbida non arriverà fino in fondo. Vediamo ora Torello che si ferma, cambierà le gomme dure, tutti e due si fermano, sia Thomas Batti che Torello, rispettivamente tutti e due con gomme dure, rispettivamente tutti e due al 14° giro. La finestra che avevamo preventivato era tra il 12° e il 15°, quindi sicuramente il 15° sarebbe stato troppo. Ed ecco anche il refill del carburante e questa può essere una parte determinante. Torello era arrivato veramente al limite, infatti Thomas Batti esce prima e qui recupera una posizione Thomas Batti e adesso potrà andare fino in fondo. Gomma media per Torello, gomma media anche per Thomas Batti, i due andranno fino a fine gara. Cicerbola intanto ha recuperato un po' di posizioni passando in sesta posizione. Vediamo Mirko Mazzali fermo, probabilmente significa ritiro per Mirko Mazzali. Intanto Zero Fight sale in quarta posizione, però attenzione, l'ordine sicuramente si rimescolerà perché Zero Fight ha gomma morbida e dovrà fermarsi ancora. Bisonte è ancora fuori, attenzione che anche Scheckter. Ora Sgobbi si ferma, ormai la gomma media di Sgobbi non ne ha più. Scheckter prova ad andare con gomma dura, vediamo se Scheckter riuscirà ad ottenere un passaggio migliore rispetto a Sgobbi e cercare di mettersi in vantaggio rispetto al pilota brasiliano, quando sarà ora per Scheckter di entrare ai box e naturalmente di uscire dalla corsia davanti al pilota brasiliano. Vediamo se questa strategia pagherà. Intanto Zero Fight sale in terza posizione. Vediamo ora Sgobbi, vediamo per quale mescola otterrà Sgobbi, il pilota brasiliano che ha portato veramente le gomme al limite assieme a Bisonte. Gomma media per Sgobbi e attenzione, la gomma media, la gomma morbida sicuramente va prima in temperatura e può dare più grip in questi minuti finali. Dobbiamo tenere presente anche la gommatura del circuito che era sicuramente molto alta e naturalmente la gomma morbida in questo circuito a gommatura alta dà il suo meglio. Penalità per Torello, attenzione, penalità per Torello, mentre intanto Bisonte esce dai box. Anche lui con gomma morbida, intanto Mirko Mazzali a quanto pare resta fermo, significa ritiro per il presidente. Scheckter, prima posizione, gomma dura, porta la gomma veramente al limite. Noi avevamo stimato 14° giro, ma Scheckter ha optato addirittura il 15°. Penso si fermi a questo giro a questo punto, anche perché ormai i tempi sul circuito si allungano. Vediamo Sgobbi che sicuramente ha un ottimo passo gara adesso. Vediamo con gomma media quanto riuscirà a fare al prossimo giro quando sarà lanciato. Vediamo Zero Fight con gomme medie. Naturalmente gli occhi sono puntati anche su Zero Fight per capire quanto la gomma media degradi. Ecco Scheckter che ora opta per l'ingresso ai box. I meccanici sono fuori. Vediamo ora Zero Fight che sta per passare. Ma l'interesse non va su Zero Fight ma su Sgobbi e quanto potrà avvicinarsi. Tutto dipende da quanto carburante dovrà mettere Scheckter per finire la gara. Sicuramente è arrivato quasi al limite. Attenzione Cicerbola, deve scontare mezzo secondo di penalità. Walter intanto in quarta posizione. Thomas Batti in sesta, però attenzione, Thomas Batti non deve fare più soste. Zero Fight intanto passa in prima posizione, anche se è da tenere d'occhio Sgobbi che è in fondo al rettilineo.
Sgobbi passa, ormai passa Scheckter e Sgobbi si prende la seconda posizione e di fatto possiamo dire che Sgobbi virtualmente in prima posizione, visto che Ciro Fight a scanso di grandi rischi dovrebbe fermarsi ulteriormente. Scheckter esce in terza posizione, Thomas Patti in quarta. Attenzione perché Thomas Patti ha veramente ricostruito la sua gara e potrebbe andare a prendere anche la Lamborghini Huracan di Scheckter. Vediamo se sarà così. Walter intanto si ferma anche Cicervola. Walter intanto Mirko Mazzali lo vediamo di fatto fermo, ritirato. Vediamo ora l'uscita di Cicervola, che ha comunque mezzo secondo di penalità da scontare, quindi sicuramente. Intanto Ciro Fight ha fatto giro viola, 1.53.454, però attenzione, Ciro Fight ormai vedete il degrado della gomma morbida, è veramente potente, mentre Sgobbi con gomma morbida sta volando sia all'inseguimento di Ciro Fight, ma soprattutto per costruire il vantaggio migliore possibile su Scheckter. E attenzione, perché a questo punto possiamo dire, guardando la classifica, che Thomas Patti virtualmente è in terza posizione e Scheckter infatti opta per l'ingresso ai box, ma il vantaggio non durerà tanto, perché Sgobbi praticamente è ormai a ridosso di curva 16, pronto all'ingresso in rettilineo. Ciro Fight potrebbe rientrare, se non deve fare tanto refill di carburante, dietro Thomas Patti e provare a giocarsi la terza posizione, ma vediamo quello che succederà. Sicuramente si perde tanto tempo per l'ingresso ai box, lo vedete. Ed ecco Thomas Patti che affronta la chicane. Scheckter deve scontare il mezzo secondo di penalità. Ecco che entra Thomas Patti. È entrato Ciro Fight. Thomas Patti intanto lo passa e Thomas Patti, che era scivolato in ultima posizione dopo l'errore iniziale, ora si trova sul più basso gradino del podio. Quindi complimenti Thomas per l'ottima intanto strategia e soprattutto vedete come perseveranza, determinazione, ma anche furbizia tra virgolette nello scegliere la strategia migliore. Capite bene come i piloti debbano guardare a tantissime cose oltre che all'ingresso, appunto, sia alla strategia oltre che agli avversari in pista e oltre alle curve da affrontare in pista. Quindi c'è tanta carne al fuoco per un pilota, oltre che tenere sempre un livello di concentrazione non al 100 ma al 110%. Vediamo ora Scheckter in seconda posizione, dovrebbe gestire il suo vantaggio tranquillamente su Thomas Patti, ma i primi tre sono molto staccati l'uno dall'altro e quindi sicuramente le posizioni che si vanno a delineare per il finale di gara potrebbero essere queste. Ripeto, uso il condizionale perché l'errore è sempre dietro l'angolo, la penalità anche. Non voglio tirare sfiga a nessuno, ma se la soglia di concentrazione si abbassa, ecco che la penalità arriva, ecco che magari l'errore arriva ed ecco che si compromette la gara. A questo punto della gara un errore potrebbe essere letale. Cicervola intanto ottava posizione, intanto Sgobbi fa registrare un altro giro veloce, 1.52.973. Mirko Mazzali sempre fermo ai box, significa ritiro per il presidente. Oggi probabilmente non è giornata. Intanto Scheckter, seconda posizione, Thomas Patti. Attenzione perché sta rinvenendo Torello su Thomas Patti, lo vede dietro la curva. E quindi attenzione perché Torello potrebbe riportarsi a ridosso della terza posizione e magari finire sul podio, soprattutto finire nella stessa posizione dove è partito. Vediamo se ne avrà di più per insidiare Thomas Patti con la sua Nissan Silvia. Quinta posizione per Bisonte, sesta posizione per Ciro Fight. A quanto pare la strategia di Ciro Fight ha pagato pochissimo, ma dobbiamo registrare il giro veloce è stato effettuato da Cicervola con
la Suzuki Swift 1.52.744, quindi ottimo giro per Cicerbola nonostante l'ultima posizione. Scheckter, seconda posizione con la sua Lamborghini Huracan, mancano 4 giri e ormai penso che la classifica si stia delineando. C'è da tenere d'occhio la bagarre tra la terza e la quarta posizione. Ecco, la regia inquadra proprio Torello e Thomas Batti, che forse è la bagarre più interessante che può avvenire adesso. Splendida intanto le livree, splendida la livrea vintage Martini, vintage non proprio, è vintage lo sponsor, perché tanta attenzione, mezzo secondo di penalità per Bisonte. Quando pensiamo allo sponsor Martini pensiamo immediatamente a quella Lancia Delta che ha vinto campionati su campionati di rally, quindi penso che Bisonte sia nostalgico di quegli sponsor lì. Torello invece ha optato per uno sponsor più di ultima generazione e Toro, piattaforma Forex, sarà almeno da 20 anni online. Siamo all'interno della Ferrari 458 di Ciro Fight, che ora cerca di insidiare Bisonte in quinta posizione. Ciro Fight potrebbe almeno piazzarsi a metà classifica. Sicuramente la strategia di Ciro Fight non ha pagato, quella di mettere gomma media, gomma morbida dopo il primo ingresso ai box. Sicuramente ha voluto tenere un passo di gara superiore agli altri, però attenzione, perché quel passo non è stato sufficientemente dosato per conservare la gomma. 19° giro, Thomas Batti si vede inseguito da Torello, e Torello, attenzione, sembra averne di più con la sua Citroen GT per il momento. Vediamo se Thomas Batti riuscirà a difendere questa terza posizione, ma vediamo Torello avvicinarsi sempre di più. Le gomme medie di Torello sicuramente stanno rendendo di più rispetto a quelle di Thomas Batti. Vediamo ora Torello sempre più vicino, soprattutto nelle staccate, recupera qualche metro rispetto al pilota della Nissan Silvia. Vediamo, siamo sempre un po' in tensione, perché questa è una bella bagarre. Ciro Fight intanto ha passato Bisonte. Ciro Fight sicuramente ne ha di più rispetto a Bisonte adesso, con la sua gomma morbida e anche degrado minore rispetto a Bisonte, che ha gomma morbida e la deve portare fino alla fine. Vediamo se la Ferrari 458 certamente vede in fondo Torello, ma allo stato attuale, anche vedendo il GPS, non lo vediamo in grado di recuperare rispetto alle posizioni di testa. Intanto Sgobbi continua a martellare, anche se non fa più giri veloci, continua, lo vediamo dal GPS, continua a stare davanti con un discreto margine rispetto a Scheckter. Walter in settima posizione. Mentre intanto Bisonte, Ciro Fight ormai si è staccato da Bisonte, sta tenendo un passo gara per cercare di recuperare più posizioni possibili. È chiaro che vediamo improbabile il recupero verso Torello, anzi secondo noi la battaglia si gioca ormai tra la terza e la quarta posizione, a scanso di errori finali. Non voglio tirare sfortuna a nessuno. Torello sempre più vicino a Thomas Batti. Attenzione, perché si apre la bagarre per la terza posizione. Vediamo come Torello ne abbia di più rispetto alla Nissan Silvia. Thomas Batti sta cercando di difendersi in tutte le maniere. E attenzione, occhio anche al carburante. La gestione del carburante, perché finire il carburante prima di fine gara potrebbe essere una mossa veramente letale. Perché oltre a tutti i pensieri che vi descrivevo prima, c'è anche da tenere d'occhio anche il carburante, appunto, sulle auto, appunto, gestire il carburante alla meglio proprio per evitare di arrivare a secco e magari non finire l'ultimo giro. Ciro Fight intanto quinta posizione, ormai penso consolidata, anche perché ha costruito un discreto margine su Bisonte, lo vediamo anche dal GPS. Ci
Cervola, che nonostante l'ottava posizione resiste il suo giro viola. Attenzione perché il cielo si sta diventando sempre più scuro. Non vorrei che proprio in questo penultimo giro magari ci metta pure a piovere e costringa magari alcuni piloti addirittura al cambio gomme, ma non credo, perché a sto punto la pioggia adesso non comprometterebbe comunque il degrado o la stabilità della gomma. Intanto Torello continua ad avvicinarsi su Thomas Batti, sempre più vicino Torello. Abbiamo visto una penalità, ma non abbiamo capito di chi sia la penalità. Vediamo Bisonte in sesta posizione. Torello traverso intanto dietro Thomas Batti, e qui Thomas Batti potrebbe approfittarne perché sicuramente il traverso lo aiuta a guadagnare qualche metro nei confronti del pilota della Citroën. Thomas Batti ora stacca, e ora siamo pronti per una serie di chicane. Sicuramente quel traverso lo ha favorito, e quell'errore potrebbe essere determinante per Torello per non recuperare più su Thomas Batti. Poteva giocarsi, sicuramente, se non avesse fatto quell'errore, sicuramente avremmo visto una battaglia per la terza posizione. All'ultimo giro addirittura mezzo secondo di penalità per Torello, quindi possiamo dire che Thomas Batti sta consolidando il suo terzo posto, e possiamo anche definirlo, forse con tutto il dovuto rispetto per Sgobbi ed Scheckter, che hanno fatto delle signore gare, però Thomas Batti a mio giudizio è l'MVP di questo track day, proprio perché dalla nona posizione è riuscito a ricostruire la sua gara con perseveranza, determinazione e una strategia vincente, perché comunque la strategia una sosta con gomma dura ha pagato, soprattutto tenendo un passo gara conservativo da una parte, ma al tempo stesso che ha portato la gomma a rendere al meglio lungo tutti i giri appunto richiesti. Siamo all'ultimo giro, siamo all'interno dell'auto di Sgobbi, vedete come le gomme morbide di Sgobbi non ne abbia più, però anche lui bravissimo a gestire la gomma media quando è stato sul primo stint, soprattutto a non optare per le due soste, ma a cercare di gestire la gomma media il più possibile. Infatti l'ha portata molto avanti, esce Mirko Mazzali che fa giusto il giro, l'ultimo giro di passerella, mentre intanto Sgobbi ormai è alle ultime curve prima di decretarsi ufficialmente il vincitore di questo track day. Però non voglio tirare sfiga, perché ho visto delle gare veramente dove all'ultima curva chi era davanti ha fatto il cosiddetto testa coda. Non è il caso di Sgobbi, che va a vincere questo track day circuito di Catalunya. Ben fatto Sgobbi con 1.53.322, quindi resiste il giro di Cicerbola, giro viola. Sgobbi mi sa che ci ha provato e non ci è riuscito. Grande vittoria per Sgobbi. Scheckter in seconda posizione, buona prova anche per lui, ma eccolo qui l'MVP, come ho detto io, di giornata. Thomas Batti, che dalla nona posizione con una sola sosta è riuscito a costruire la sua gara e va a classificarsi addirittura terzo. Quarto posto invece per Torello, che ci ha provato, ma gli errori finali ha pagato e alla fine non è riuscito a giocarsi la terza posizione. Purtroppo Ciro Fight paga una strategia errata e finisce in quinta posizione. Bisonte con la Porsche Cayman con lo sponsor Vintage Martini in sesta. Walter 24 arriva a settima posizione. Eccolo anche lui che taglia il traguardo. Cicerbola, che nonostante la penultima posizione, quindi Mirko Mazzali non è ritirato, Cicerbola penultima posizione, però la positività della sua gara è il giro veloce davanti a tutti con la Suzuki Swift. Mirko Mazzali in ultima posizione, purtroppo oggi non è stata giornata per lui. Torniamo in studio per le considerazioni finali. Rieccoci in studio per commentare la gara, ma prima di tutto abbiamo una sorpresa, quindi andiamo ad agganciare il nostro trailer.
ce l'abbiamo. Ciro, mi ringrazierai. Eccolo qui, il trailer che introduce il prossimo campionato intitolato Grand Tour Championship. Andiamo subito a vederlo. Insomma, ne vedremo delle belle in questo inverno con questo Grand Tour. Allora, amici di DC Team, naturalmente grazie di averci seguito, grazie a chi ci seguirà dopo nel video on demand in replica, perché è chiaro, nessuno può seguire, non tutti possono seguirci in diretta, gli impegni personali vengono prima di tutto. Quindi vi ricordo, mettete un bel follow al canale del DC Team, mettete anche un bel follow al mio canale, Alex Carson Games. Naturalmente, oltre al follow, se avete l'occasione, abbonatevi al canale del DC Team. L'abbonamento per voi è assolutamente gratuito, basta collegare il vostro account Twitch ad Amazon Prime e per voi l'abbonamento sarà assolutamente gratuito, mentre al canale Twitch naturalmente servirà il sostegno anche per giustamente portare avanti queste competizioni. Naturalmente, ragazzi, leggo in chat che appunto c'è sempre qualcuno che ha appunto da ridire riguardo appunto al Gran Turismo e tutto quello che ne concerne riguardo al lag. Purtroppo, ragazzi, noi si lavora con quello che Gran Turismo ci dà, altro non possiamo fare, anzi andiamo di gran lunga alla grande. La diretta termina qui, ci rivediamo lunedì alle 21:30 per l'altro track day. Ci sono altri 8 piloti che si affronteranno al circuito dei
Catalunya, quindi non mancate, ci rivediamo lunedì sera. Naturalmente, se ci saranno comunicazioni o sarà rinviata la gara causa problemi tecnici o problemi personali, sarete i primi ad essere informati. Alex Carson vi saluta, il DC Team vi saluta, buona notte a tutti, grazie a tutti, un abbraccio.